Il caos Veneto Banca, l'onorevole Rubinato dà l'esempio, compra azioni per Savalle d'Istituto e prepara un'interrogazione a Banca Italia. Nessuna risposta da Renzi, Zai e Eura scrive a tutti i parlamentari veneti, la crisi delle banche la paghi chi doveva controllare. Show Steva giù pesante di ritorno degli Emirati Arabi dove si festeggia il Natale al Vescovo di Padova consiglia una visita psichiatrica. Proprio si ferisce cercando di spegnere le fiamme in casa a Ponte della Priola, un altro rogue a Gaierini distrugge un'impresa funebre. La famiglia Bassotti, come la banda dei fumetti, sorpresi a tentare un furto a tarso, tutti arrestati dai carabinieri grazie all'allerta di una residente. Prima uscita pubblica del nuovo commissario Atera con negli anni Annuncia stiamo verificando tutte le assegnazioni. Il presepe sospeso sul Sile c'è, anche quest'anno l'associazione Amici di Ponte Dante presenta la natività sfidando le paure del momento. Buonasera da Treviso, incominciamo questa edizione del telegiornale con l'affaire Veneto Banca. Perché? Perché cominciano le prese di posizione anche da parte dei politici, degli amministratori ma anche dei parlamentari veneti che eh, stanno seguendo questa vicenda da Roma. E in particolare c'è l'onorevole Simone Taruminato che ha deciso eh, per un gesto particolare per dare fiducia e speranza a questo istituto di credito in questo momento così difficile. Chi investirebbe il proprio denaro in un'impresa in crisi? Solo chi crede che comunque questa azienda va salvata. E l'esempio arriva da chi sta seguendo tutta la vicenda da Roma e la può confrontare con quanto sta accadendo a quattro popolari italiane finite nel vortice del commissariamento. E non solo un'azione come segnale politico. Anche più di una, magari. Ecco, credo che sia il momento in cui dare un segnale di calma, di tranquillità, io che non ho mai avuto un'azione di Veneto Banca, noi dobbiamo essere in grado di aiutare l'azione di rilancio di un istituto prezioso per questo territorio. Serve un segnale forte per evitare che con il commissario per tutti i risparmiatori, investitori e correntisti sia una sconfitta e non sarebbe l'unica. Non dimentichiamoci che in un momento come questo, con azioni che hanno un prezzo così basso, potrebbe anche innescarsi qualche rischio speculativo. Mancato a questo, la parlamentare ha già pronta un'interrogazione di fuoco, perché da questa vicenda emergono tutte le responsabilità di chi ha portato Veneto Banca in questa situazione e non si parla solo della dirigenza. Nell'interrogazione chiedo soprattutto al governo di verificare le eventuali responsabilità. Delle autorità di vigilanza, di chi dentro Banca Italia aveva il compito, il dovere di tutelare e di vigilare nell'interesse dei risparmiatori. Un fronte dove molti sperano a breve l'azione concreta della magistratura, dopo l'analisi di quanto sequestrato oramai da molti mesi nelle ispezioni della Guardia di Finanza. Potrebbero esserci molti altri nomi nella lista al vaglio della Procura e tra questi molti direttori di filiale che avrebbero fatto pressioni per l'acquisto delle azioni Veneto Banca come contropartita di fidi finanziamenti. Nel frattempo nuovo viaggio oggi a Francoforte per il presidente Pierluigi Bolla, per definire chiaramente il percorso verso la quotazione in borsa. Tutto questo a meno di due settimane dall'assemblea al Pallamazzalovo di Montebelluna, dove, commentano i ben informati, saranno adottate misure di sicurezza pari a quelle per il Giubileo nella Basilica di San Pietro. E questa sera un'altra delle assemblee degli azionisti di Veneto Banca, un'altra delle assemblee per cercare di fare il punto della situazione, soprattutto dopo appunto il crollo delle azioni a 7,30 euro. Il ministro Poletti oggi, al fianco di Zaia, ha detto che questo periodo di transizione per le banche non deve portare problemi alle imprese. Il Veneto per la in Veneto, per la firma e il finanziamento dei centri di snodo fondamentale del fronte lavoro. Io non mollo, non mollo, tanto è vero che annuncio che adesso la lettera la manderò a tutti i parlamentari del Veneto. Questa non è una partita di casacche politiche, è un fatto di sopravvivenza dei nostri 205 azionisti che non possono rimetterci tutto quando qualcun altro lo doveva controllare il silenzio del governo impone al presidente Zaia di rilanciare, la prossima lettera scritta di suo pugno avrà come destinatari i deputati e senatori della nostra regione visto il paradosso cui si è arrivati ora con centinaia di migliaia di risparmiatori a rischio crack siamo passati da un modello nei quali la Banca d'Italia garantiva il risparmiatore, oggi abbiamo il risparmiatore che garantisce la Banca d'Italia il caso popolare di Vicenza e Veneto Banca non può ricadere sui nostri cittadini ribadisce, se da un lato c'è stata mala malagestio, chi ha sbagliato dovrà essere punito. Dall'altro però c'è anche chi doveva controllare che ci ha detto che la banca era a posto e poi alla fine abbiamo visto il risultato che si, si finisce ad azzerare di fatto il, il valore del titolo azionario. Facciamo un lavoro di squadra chiesto al Ministro Poletti oggi al suo fianco al Palazzo Balbi per la firma della convenzione con finanziamento sui centri per l'impiego. Questa è una tematica che è al centro delle nostre attenzioni e che eh, presidieremo poi naturalmente concretamente, questa è una competenza del Ministero dell'economia. La transizione in corso nel sistema creditizio non deve creare problemi alle imprese, dice il responsabile welfare. Intanto, sul fronte lavoro, la collaborazione con il Veneto ha il nuovo orizzonte di due anni. È un grosso passo in avanti, 39 centri per l'impiego, 450 dipendenti, ma anche la volontà di continuare ad essere riferimento per i veneti che cercano lavoro. In questo momento sono 145 mila. Un impegno della regione di 5 milioni e mezzo a fronte di un impegno governativo di 11 milioni, la volontà poi in questi due anni di costruire per il futuro. E noi siamo convinti del fatto che servizi all'impiego, formazione e lavoro siano assolutamente tre cose da mettere assieme. E voi cosa ne pensate dell'affair Veneto Banca? È il nostro TG di aperta di questa settimana? Quanto costerà i Trevigiani? Usate questo numero di telefono non solo per i vostri commenti, ma anche se siete azionisti Veneto Banca per segnalarci la vostra storia. Ovviamente con discrezione cercheremo di raccontarla perché, perché è una storia che fa parte del patrimonio della nostra comunità e quindi è una storia un po' anche nostra. Storia di persone che magari hanno acquistato azioni in buona fede oppure magari sono stati anche indotti ad acquistarle perché c'era bisogno di fare così. E insomma eh, questa storia di Veneto Banca andrà avanti ancora per molto e noi continueremo a raccontarvela. Cambiamo pagina e invece andiamo a parlare di un'altra polemica di questi giorni, di questa settimana, ovvero le tradizioni eh, mh, cattoliche, cristiane che sono state così messe un po' da parte in nome della multiculturalità. Sentiamo l'esperienza invece del sindaco di Santa Lucia di Piave che è appena tornato da un luogo dove la religione prevalente è quella la musulmana, sentite la sua storia. Questa è la visione del sindaco, lo skyline, e questa è davanti al centro commerciale. Mostra con gusto le immagini catturate da Abu Dhabi, il sindaco Schumski, appena tornato da un viaggio negli Emirati Arabi. E da Trevigiano, inevitabile la curiosità su come in una delle culle del mondo musulmano venga vissuta la festa cristiana del Natale. Mi ha sorpreso che al centro commerciale più grosso sentire cantare in italiano Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo. E nessuno gli importava assolutamente niente, anzi alberi di Natale dappertutto, anzi i locali si facevano con loro vestito con la baia, vestito lungo, si facevano le foto, i selfie davanti alle renne e all'albero di Natale, un'assoluta tolleranza senza che nessuno si scandalizzasse per niente insomma. o si sentisse defraudato di qualche rispetto. Esatto, qual è la considerazione vista da un italiano o da un Trevigiano? Beh, mi direi che il vescovo del Padova se meglio che se fai vero da un buon psichiatra. E adesso invece andiamo avanti con la pagina di cronaca e il servizio che vi proponiamo riguarda un incendio, anzi una serie di incendi che sono accaduti oggi nella marca. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto con otto mezzi da Treviso, Motta e Conegliano per spegnere le fiamme che in mattinata stavano avvolgendo questa abitazione a di Gaiarine. A bruciare la parte adibita magazzino dell'impresa funebre Frey in via Bocca de Calle. Io sono appena rientrato in casa e non, non, non so come sia successo. Purtroppo ho visto tutto già in, pro... in progresso quando sono arrivato a casa. Quest'ala era stata ristrutturata appena due anni fa. L'incendio alimentato dai documenti dell'impresa e da altro materiale ha completamente distrutto il tetto. Per ora i pompieri hanno poi smassato le macerie cercando di capire cosa possa aver innescato il rogo, forse un problema al tiraggio del camino. Beh, sono risparmi di una vita che sono tipo il fumo. È un peccato proprio, proprio, proprio così, sì, sì, purtroppo. L'importante è che nessuno nazione si sia fatta male e che speriamo di ricostruire. Insomma. Diversamente, appunto, è andata a Ponte della Priula. Sempre in mattinata, un altro incendio in un'abitazione ha causato il ferimento del proprietario nel tentativo di domare le fiamme scaturite forse da un elettrodomestico. E parlando sempre di incendio, di incendi vi segnalo un incendio in scantinato in un'abitazione di Via Lovadina, sto leggendo proprio le ultime notizie che sono arrivate in questo istante eh, sembra che ci sia anche un ragazzo che abbia eh, respirato del fumo, comunque a vigili del fuoco eh, sul posto per circoscrivere appunto, le fiamme. Poi invece c'è stata anche un'uscita autonoma di strada a Porto Buffolè con una persona ferita in Via Settimo, eh, questo per quanto riguarda. Invece, Parliamo di un altro incidente sul lavoro oggi verso le 15.30 a Monfumo presso l'azienda Lions, linea cucina di via Muson. Un 44enne del luogo, si è ferito gravemente ad una mano con un macchinario che ha tranciato di netto tre dita della mano L'uomo è stato a soccorso e trasportato al, al caffonciario di Treviso e a quanto pare però purtroppo non è stato possibile riattaccare eh, gli arti, le, le, le dita insomma al malcapitato che ora comunque è in prognosi riservata. Adesso, invece, andiamo a, sempre rimanendo con la cronaca, a raccontarvi la storia di una famiglia che potrebbe essere equiparata alla Banda Bassotti. Erano già entrate in giardino spingendo il cancello esterno. Avevano tentato di fare irruzione nell'appartamento vuoto per ferie al pian terreno, nella taverna e si stavano dirigendo al primo piano. Obiettivo: rovistare nella casa di una signora residente in via Tognolo a Tarzo Ma è stata proprio la donna, insospettita da quei passi in casa poco prima delle 17 di lunedì, a incrociare le due donne. Nomadi di 38 e 22 anni, sorprese per essere state scoperte dalla donna, hanno inventato una scusa poco credibile, dicendosi in cerca di un agriturismo convinto. Fosse in quello stabile e a passi svelti si sono allontanate. Ma la proprietaria di casa ha immediatamente allertato i carabinieri fornendo una descrizione delle due e la via presa per fuggire. Lunedì pomeriggio, proprio in quel momento, erano presenti due pattuglie della stazione Carabinieri di Cisun di Valmarino che hanno avuto la possibilità di intervenire prontamente e trarre in arresto quattro soggetti per tentato furto in abitazione in concorso. Poco lontano, infatti, a bordo di una Mercedes Coupé c'erano i mariti delle due donne. Anche loro nomadi, anche loro con precedenti pronti per la fuga. Hanno tentato una breve fuga che è durata poco, non più di 500 metri, in quanto le due pattuglie sono state in grado di eh, bloccarli tempestivamente e trarli prontamente in arresto. In manette, Donovan Carri, la moglie Isabel Held, la figlia Kim Cari e il suo compagno Dennis Meyer. Fondamentale, sottolineano gli uomini dell'arma, la chiamata tempestiva della donna insospettita da quei movimenti. Pochi giorni prima, proprio a Tarso, c'era stato un incontro con la comunità locale di sensibilizzazione dei cittadini su questi aspetti, sulla collaborazione con le forze dell'ordine e di chiamare immediatamente noi per qualsiasi cosa abbiano da segnalare. Insomma, il controllo di vicinato pare che funzioni in provincia ma anche in città, abbiamo visto più di qualche segnalazione. Tra l'altro a Santa Lucia di Piave addirittura il controllo di vicinato viene fatto con Facebook. Noi invece eh, ci spostiamo da Vittorio Veneto, andiamo verso eh, Conegliano dove oggi c'è stata la prima uscita ufficiale del nuovo commissario straordinario dell'Istituto Autonomo Case Popolari, insomma dell'ATER. Sentite cosa ci ha raccontato. C'è una normativa che parla chiaro, ci sono degli enti preposti a gestirla, è chiaro che l'ATER va a controllare anche come vengono assegnate. È uno dei primi obiettivi del commissario straordinario alle case popolari della Marca, che ha sostituito il sindaco di paese da giusto un mese, verificare se ci siano stati inadempienze o qualcuno ipotizza favoritismi. Andremo a verificare comunque. Sì. Un'azione che va a rinfiammare la polemica tra i passati vertici e la maggioranza di Casugana su graduatorie ma anche alienazioni. Punteggi fissati secondo alcuni con criteri discutibili che invece per chi li ha fissati fotografano effettivamente chi ne aveva la necessità. Polemiche anche per le vendite definite dal centro sinistra più svendite che veri affari per l'ente. Queste ultime, tra l'altro, in fase di esaurimento verso i cittadini, mentre continuano verso gli assegnatari, soprattutto delle abitazioni più datate. Tutto questo mentre è in atto una profonda trasformazione degli storici istituti autonomi, delle case popolari, che perdono l'autonomia provinciale a fronte di una gestione unica regionale. L'obiettivo del mio insediamento è un obiettivo appunto a tempo, perché durerò, cioè la mia delibera prevede che il mio carico sia di 12 mesi. Salvo può attraversi qualche rinnovo. L'obiettivo mio è quello di traghettare l'ater verso l'operazione più ampia, che è quella regionale, che prevede appunto un'ater unica. E per un mondo che cambia la rassicurazione arriva per i canoni fissati per gli assegnatari. E Adesso con il nostro Fabrizio Bazzoni l'immagine di Monsignor Massimo Magagnin che eh, ieri eh, intorno alle 23 nell'ospedale di Conegliano eh, è deceduto. Eh, noi lo ricordiamo perché è stato il fautore del processo di beatificazione del beato Giuseppe Toniolo Nato nel 1943, Coneglianese, Don Massimo è stato sa ordinato sacerdote nel 1972, legato al suo nome al collegio vescovile di Vittorio Veneto, di cui è stato direttore quando il vescovo Zenti... Lo nomino parroco di Santa Maria delle Grazie a Connegliano. Tra gli altri incarichi, quello di assistente della Fondazione Centesimo Anus e collaboratore parrocchiale di Col San Martino dal 1992 al 2006. E adesso invece eh, lasciamo questa notizia, ci spostiamo a Montebelluna dove il Sindaco ha tracciato un po' diciamo, un, um, un, uh, un risultato su quello che è stato il uh, restauro della città con le piazze che a questo punto sono terminate ma noi speriamo che il centro diventi soprattutto un agora, cioè uno spazio di incontro fra, per la nostra comunità. Basta con la città drive-in, eh, dove le auto imperavano dappertutto, adesso finalmente abbiamo il piacere di riconquistare non un'eccezionalità, ma la normalità. È praticamente terminata la rivoluzione piazza e montebelluna, aree ripensate completamente che dopo lo scetticismo iniziale pare inizino ad essere apprezzate dalla cittadinanza. Continua in parte la polemica con i commercianti che da sempre hanno abbinato gli affari e la presenza delle auto davanti alle vetrine. Un processo comunque lungo, quello di accettazione della nuova viabilità e dei nuovi spazi pedonali che, secondo il sindaco, nel tempo confermerà il suo successo. Ormai i lavori principali sono chiusi, gli ultimi ritocchi per le feste di Natale, i cittadini potranno godersi un centro finalmente rigenerato. Piazza e viabilità al centro di polemiche e discussioni, soprattutto via Facebook, dove una pagina dedicata, Montebelluna News Report, è stata per giorni letteralmente intasata di foto e commenti. Segno comunque di un attaccamento forte alla propria città, una soddisfazione per il sindaco uscente che sottolinea come la trasformazione sia verso una città a misura di tutti, diversamente abili per primi. Un centro che ha raddoppiato l'area pedonale, passando da 10.000 a 20.000 metri quadri, che offre ora la possibilità anche alle famiglie con i bambini di accedere senza difficoltà, così come sono state eliminate moltissime barriere architettoniche per chi è portatore di disabilità. E adesso vi facciamo vedere il cartello dedicato ai presepi, perché siamo alla pagina dedicata ai vostri Presepi. Continuate a segnalarci a questi numeri appunto le vostre sacre rappresentazioni, anche gli alberi di Natale, insomma quello che state preparando per il vostro e il nostro Natale. A tal proposito adesso andiamo a vederci questa sera non ci sarà la copertina che invece è, diciamo, consueta al termine del telegiornale, ma ci sarà un vero e proprio servizio. Perché? Perché il presepe che vi presentiamo questa sera con il nostro Ferdinando Varino è il presepe del Sito. Sì. Ovvero il presepe di Ponte Dante. Qualcuno mi ha detto: lei si fida a fare una cosa del genere potrebbe creare dei problemi. La risposta è stata questa: negli anni passati eh, è sparito Gesù Bambino, è, pas, è sparito un pastore, ma non possiamo eh, fasciarci la, cesta, la testa prima di tutto questo che può succedere. E così, anche quest'anno gli amici di Ponte Dante hanno donato alla città il loro presepe sospeso sul Sile. La natività sorretta dai due grandi alberi che affondano le radici nell'anima di Treviso, un segnale di distensione dopo giorni di polemiche e attacchi al cuore delle nostre tradizioni, all'indomani delle stragi di Parigi. È una tradizione lunga, eh, io parlo dei 19 anni miei, più penso in altri 20 prima. Sempre diverso ogni anno, con una cura particolare, ci tengono a dirlo. Non è composto di certo da statuine sempre uguali e semplicemente rispolverate nel periodo natalizio. Eh, ogni anno chiediamo l'aiuto a qualche associazione, a qualche persona che ha la possibilità di strutturare una cosa di queste misure e quest'anno eh, siamo riusciti a... a a cambiarlo dall'anno scorso. Lo sfondo su carta è a firma del maestro Sergio Micheletto e riproduce il sile nel tratto di Casier. Chi passa sul ponte, in auto o a piedi, dona uno sguardo a quest'angolo di Treviso, le sue acque e quella silenziosa adorazione della mangiatoia in attesa dell'arrivo del bambino Gesù. E adesso invece il, la programmazione di questa sera, ovvero il focus con eh, i temi di attualità, in particolare i risparmiatori di Veneto Banca Popolare di Vicenza, risparmiatori 2 La vendetta che prende, il punto, che prende spunto dal rischio crack di molte famiglie venete. In studio col direttore Luigi Baccialli, Paolino Barbiero, Marino Finozzi, Jacopo Berti, Manuel Branziale, Domenico Dalbo e eh, Graziano Azzalini, ma soprattutto con i vostri sms. SMS che andiamo a vedere questa sera al termine del nostro telegiornale, quindi dopo i miei saluti, SMS che sono dedicati proprio a Veneto Banca. Grazie a tutti voi per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.